Azione, quando vuoi. Siamo nel Parco della Sila, una delle parti più incontaminate d'Italia, credo. E in modo particolare siamo in un parco che lo definirei Parco delle Biodiversità. Stiamo raccogliendo il carciofino selvatico, volgarmente chiamato, ma scientificamente denominato Cinara cardonculus. È questa bellissima pianta che voi vedete, che noi raccogliamo e al ristorante la trasformiamo in leccornia. La trasformiamo in leccornia sia come pietanza, sia con delle ricette straordinarie, ma soprattutto conserviamo, come tradizione vuole, sott'olio questo prodotto. Dicevo che qui ci troviamo in mezzo a un parco di biodiversità. Abbiamo centinaia di specie di carciofi, che tecnicamente si chiamano cinara. Noi raccogliamo appunto il Cinara cardonculus, che è il cinara commestibile, ed è quello che è più adatto a fare il carciofino selvatico. Vedete com'è bello questa pianta, è straordinaria. È una pianta spinosissima, difficilissimo raccogliere, ancora molto più difficile pulirlo. Questa è una delle cose che la rende così difficile, così unica e così pregiata. A me piace, quando vengo a raccogliere questo frutto, mi piace che intanto mi trasformo, nonostante la fatica, siamo qui da stamattina alle 5, ci rilassiamo perché si sentono solo gli uccelli, si sente solo lo scorrere di qualche ruscello sottostante e soprattutto siamo circondati da centinaia e centinaia di insetti, uno diverso dall'altro. Naturalmente le coccinelle la fanno da padrona. Ogni tanto abbiamo anche la vista di qualche rettile, che non spaventa, perché soprattutto sono bianchi e altri serpi non velenosi, che vivono molto bene in mezzo ai cardi. Altro animale che si presente qui sono le mucche. Qui siamo in piena patria di mucche podoliche, le mucche tipiche dell'area meridionale nostra. Ritorniamo al Cinara cardonculus. Come vedete è una pianta molto rigogliosa, anche molto generosa. Questa è l'altezza massima, può arrivare a 2 metri, non di più, è molto rigogliosa, si raccoglie esclusivamente in questo periodo, dopodiché diventa troppo tardi. Abbiamo incominciato a raccoglierla 15 giorni fa e noi la raccogliamo in queste parti, da queste parti, soprattutto anche qualche volta sulla costiera ionica, sulla costa ionica, nelle zone un po' che hanno le stesse caratteristiche di questa collina. Sono colline praticamente incontaminate. Vi dico una caratteristica molto bella della Cinara cardonculus. Dove compaiono i campi di grano a destra e a sinistra del Cinara cardonculus, l'anno dopo scompaiono i carciofini. Il carciofino selvatico teme praticamente l'uomo, ma soprattutto teme quello che l'uomo fa per coltivare la terra, quindi i concimi, gli antigrittogamici e soprattutto i diserbanti.
Quando vediamo la pianta del Cinara cardonculus, noi dobbiamo essere sereni e tranquilli perché siamo in un'area totalmente incontaminata. Dicevo, noi la lavoriamo, le nostre donne la lavorano con grande maestria e grande pazienza, vedremo come viene la lavorazione, per far diventare questo prodotto una leccornia, una conserva sott'olio tra le più pregiate, che da quest'anno sarà anche assolutamente, rigorosamente dichiarata biologica, quindi sarà dedicata a un mercato molto importante. In cucina utilizziamo la crema di carciofino selvatico o i carciofini selvatici più maturi, questi qui per esempio che io vi indico, questi che vedete hanno un po' l'idea già del più vecchiotto, perché all'interno incominciano a formare una specie di lana che si esplode poi in fiore, e lo vediamo in questo bellissimo fiore che è praticamente, guardate la meraviglia del fiore del Cinara cardonculus, questa è una cosa meravigliosa, io ci tengo a farla vedere, è bellissima, è difficilissima da prendere ma è una pianta bellissima, vedete la meraviglia, la natura come si è divertita a creare un prodotto così bello. E naturalmente, se riuscite a vedere, all'interno di questi fiori ci sono una serie di insetti bellissimi che sono nascosti e mimetizzati, gli insetti stanno molto bene qui in mezzo perché succhiano il nettare di questo carciofo. Vedete, questo è un prodotto che a me dà maggiore soddisfazione, perché nonostante sia uno dei prodotti più costosi è anche in assoluto il prodotto più ricercato, perché è sinonimo di genuinità, di tradizione, di purezza, e soprattutto questo è il vero prodotto biologico. Potete notare che l'attenzione dell'operatore, la mia e dei miei due collaboratori, due ragazzi che sono meravigliosi, è quella di selezionare già durante la raccolta il frutto. Noi non maltrattiamo la pianta, ma la proteggiamo, perché l'anno prossimo ritorniamo in questo posto, quindi eseguiamo una specie di potatura, cercando di lasciamo al centro il capofamiglia, diciamo così, che è destinato poi a diventare il fiore, il frutto che porterà quel fiore viola bellissimo, e i fiori poi naturalmente disperdendosi saranno destinati a creare altre piante. Quindi noi, quando raccogliamo il carciofino selvatico, cerchiamo di fare anche un'opera di diciamo educazione botanica, perché non dobbiamo distruggere quello che la natura ci dà. Ricordiamolo questo, che è una cosa importantissima, se vogliamo poi ottenere dei buoni frutti, e soprattutto se vogliamo che la natura continui a darci le sue cose buone che produce. Noi dobbiamo essere saggi nel preservare queste cose rare, figuratevi, questa credo anche a livello commerciale siamo gli unici a produrre questo prodotto, perché è una cosa talmente difficile, talmente rara. Pensate che io, da titolare, perché la cosa si faccia con garbo, si faccia con professionalità, vengo personalmente, stamattina siamo partiti da casa praticamente alle 4 per essere qui alle 6, ed essere qui in prima linea con i miei ragazzi ad educarli, ad insegnargli il da farsi, perché l'anno prossimo noi dobbiamo garantirci ancora il raccolto. L'unico nostro nemico l'anno prossimo potrebbe essere se questi campi a fianco venissero arati e venissero trasformati in campi di grano, ahimè, in quel caso noi avremmo gradualmente sparirebbero queste bellissime piante di Cinara cardonculus. Ma finché in mezzo al Cinara cardonculus ci pascolano le bellissime mucche podoliche che sono appena andate via e noi non riusciamo a vedere oggi, noi siamo sicuri e ci garantiamo il raccolto per ancora tanti anni.